Ciao Milano, oggi puntata speciale di Protagonisti con Giacomo Vigni. Ciao Milano, oggi sono con il grandissimo Giacomo. Ciao Milano, ciao Paul. Oggi sono con Giacomo perché parleremo del suo libro, che ha un messaggio per me molto molto importante. Come si chiama il tuo libro, Giacomo? Il Conte Giachi e il Pollaio Magico. Dimmi un po' di cosa parla. Parla di disabilità attraverso gli animali, sensibilizzo le persone ad accogliere nella loro vita le persone con disabilità. Poi parla di empatia, parla dell'importanza dei nonni nella vita dei nipoti, l'importanza dell'ascolto. Guarda, con me sfondi un portone aperto perché mi hanno cresciuto i miei nonni, quindi sono importantissimi per me, hanno rappresentato molto. E dimmi cosa hanno rappresentato per te. La mia nonna ha rappresentato la rigidità e la non affettività, mentre mio nonno ha rappresentato tutto ciò che dovrebbe essere un nonno, cioè l'accogliere, l'ascoltare il proprio nipote e fornirgli gli strumenti per affrontare la vita, anche poi da adulto, nella maniera più opportuna. Mi hai parlato anche del tema della disabilità, spiegami meglio. Per me la disabilità è stato l'incontro che mi ha cambiato la vita. La prima volta è avvenuto a Milano, ero un po' molto più giovane, dopodiché ritornando a vivere a Siena ho approfondito degli studi proprio per accoglierla nella mia vita, perché mi ero accorto proprio che mi stava arricchendo, stava cambiando qualcosa nella mia formazione. E grazie all'incontro con un ragazzo disabile mi si è aperto un mondo, è il mondo proprio quello dell'inclusione. E quindi ho concentrato la mia vita, ho indirizzato la mia vita negli ultimi anni proprio nell'accogliere l'altro e nel migliorare la vita dei meno fortunati. Con Giacomo siamo in via Lomellina, una via che non vi ho mai fatto vedere, io non so neanche perché ho tantissimi ricordi anch'io da queste parti. Cosa rappresenta per te via Lomellina, Giacomo? Via Lomellina è la zona che mi ha accettato, che mi ha in qualche modo veramente condizionato tutte le mie scelte milanesi, perché venendo da una città piccola come Siena, via Lomellina è un piccolo paese, ero amico di tutti i negozianti, dalla pasticceria alla profumeria, al negozio dove vendevano verdure, e mi sentivo un po' più a casa, perché quando arrivi a Milano in un primo momento spesso ti senti solo, quindi capitava c'erano dei momenti di forte tristezza. Poi le persone di via Lomellina invece hanno fatto sì che io mi sentissi in qualche modo a casa e dessi quello scatto di formazione. È una delle vie di Milano ancora piena di attività commerciali, vero Giacomo? Ce ne sono tantissime, dalle profumerie, sembra essere tornati indietro nel passato, le pasticcerie, le panetterie, ci sono i negozi di parrucchieri, gli elettrodomestici, ci sono gli elettricisti, sembra di essere veramente in un paese. Guarda ad esempio qui che bella frutta che abbiamo davanti a noi. Questo è il negozio dove compro la frutta quando vengo a Milano. Quando sono sbarcato a Milano era il 1997, sono sbarcato in questa zona, ho preso un piccolo monolocale dove vivevo i primi anni e lavoravo in fondo alla via, che c'erano degli studi di registrazione di una televisione. La cosa che mi ha colpito di più di questa zona è che venendo da una piccola città, qui ero nella grande città ma non ero da solo, e questa è la realtà di Milano. La cosa più bella che ti offre Milano è proprio quella dell'includere e dell'accogliere tutti. La cosa che mi colpisce ancora di più è che la profumeria dove compravo profumi 23 anni fa è ancora qui, la signora è ancora qui, e tutto ciò mi riempie ancora di più il cuore. Bene, bene. Non c'è neanche cambiato. No, insomma, un po'. Scusate. Ero moro. Quanti anni? Oh, mamma. Quanti anni sono? Ma questo manda aperto. No, questo Paul non c'era, Te lo assicuro, io se no me lo ricorderei. Io adoro tutto ciò che è vintage. Dai, dai, entriamo, vediamo. Vai. Cosa. Oh! Il karma ci ha bloccato sulla porta. No! Giacomo, ti faccio un'altra domanda sul libro, ma come mai hai scelto gli animali? Ho scelto gli animali perché c'è proprio una combinazione, un legame con Milano. Quando venivo a Milano, vicino a Porta Venezia, c'è una villa bellissima dove all'interno ci sono i fenicotteri. E nei momenti in cui mi mancava proprio il legame con la terra, andavo lì e mi rigeneravo, perché nella vita di ogni essere umano gli animali ci devono essere, perché portano un beneficio totale a livello anche psicologico. E quindi il libro nasce proprio da quest'idea degli animali, e attraverso gli animali io racconto la disabilità. Giacomo, invece adesso mi devi spiegare perché hai scelto di definirti Conte Giachi. Allora, non è che ho scelto, è che ho origini nobiliari, perché mia madre abitava in un paese vicino a Firenze, Greve in Chianti, e lì avevano questo castello di famiglia ed erano dei conti. Comunque, questa città è in continua evoluzione. Quando ero qui, fisso, tutto questo non c'era. Io venivo, passeggiavo, ora vedo ragazze che giocano a pallacanestro, vedo signori che giocano alle bocciofile. Cioè, mi sembra una realtà troppo bella, cioè è cresciuta in maniera bellissima.
l'evoluzione è Milano. Milano è europea. Eh sì, perché hanno appena, pensa, rifatto tutto, hanno fatto anche la metropolitana, è proprio un'area completamente nuova che prima non c'era. Giacomo, guarda un po', questa non c'era, adesso prendiamo insieme la metropolitana Argonne per spostarci in un altro quartiere. Sono emozionato. Approfitto per chiederti, qual è la tua occupazione attuale, di cosa ti occupi adesso? Sono un docente di psicologia, insegno psicologia in un istituto professionale di Siena e inoltre mi occupo di volontariato su tutto il territorio e spesso collaboro anche con realtà qui di Milano. Scopriamo insieme questa nuova stazione della metropolitana, è la prima volta che anch'io la vedo. È anche molto fresca, vero? Sì, freschissima. Pensa, Giacomo, qui passa un treno ogni 2 minuti, quindi anche se l'abbiamo appena perso non ce ne può fregare di meno. Assolutamente, siamo molto sereni. Sai, Giacomo, questa metro addirittura è senza conducente, sai? Incredibile, ma vero, vedo la gente in cima che guarda dove sta andando la metro. Hai visto, Giacomo, che siamo già a San Babila? Uno schiocco di dito siamo arrivati a San Babila. E con un tocco di bancomat sei di là. Giacomo, adesso andiamo in questo quartiere per lui così importante, che rappresenta tantissimo per lui. È un po' diversa questa dalla blu, vero? Assolutamente sì, anche la temperatura credo sia salita dai 20 ai 25 gradi. Giacomo, siamo nella tua palestra. Sì, palestra è uno dei miei luoghi del cuore. Nella città della moda sono un sacco di luoghi nascosti che molte persone, anche nate a Milano, non conoscano e noi vi porteremo in uno dei più belli. So, in American we would say this is a throwback. Uno dei miei grossi problemi è che non parlo bene l'inglese, non parla come mangi. Dato, eh? Via! È bellissimo! Guardate che meraviglia di città. Posso chiederti una cosa, se certo. Posso permettermi? Cosa ti trasmettono le persone con cui lavori? È vero che danno un'energia in più? Assolutamente, devi avere innanzitutto te delle energie in più, perché loro te ne richiedono tantissime, ma l'amore che poi loro ti restituiscono è immenso, è come questa città, è infinito. E adesso stiamo proprio arrivando a Villa Invernizzi, dove Giacomo ha il suo ricordo più forte. Vi svelerò un piccolo segreto del libro, c'è una scena dove i bambini vengono di fronte alla mia casa ad ammirare gli animali e la scena nasce proprio qui, nasce in questo punto dove io venivo e dove vedevo i bambini e rimanevano incantati da questi fenicotteri che sembravano dipinti. E secondo me questa è poesia. Ecco gli splendidi fenicotteri rosa di Villa Invernizzi, qui già dagli anni 70. Vorrei ricordare un'altra cosa del libro di Giacomo, perché è molto importante. Dillo pure, Giacomo. Sì, è importante. La casa editrice Albatros, il filo, devolverà parte del ricavato anche al WWF. Quindi tutto il cerchio alla fine nasce con gli animali e il ricavato in parte va anche agli animali. Dato che per fortuna mi seguono in molti, dove possono trovare il tuo libro? Allora, io consiglio sempre le librerie perché sono uno di quelli, come abbiamo detto in Via Lomellina, che voglio mantenere la storia dei negozi aperti. E però si può trovare anche su Amazon, su tutti i siti, è acquistabile a un prezzo modico. Siamo di fronte proprio al Palazzo Berri Meregalli, un palazzo bellissimo di Milano. Vorrei chiedere a Giacomo cosa trova di diverso dalla Milano di quando era arrivato nel 97 alla Milano di oggi. Era già allora una città all'avanguardia, una delle più emancipate d'Europa, credo. In realtà oggi trovo una città più organizzata ancora di allora. Siamo in una delle piazze più belle del quartiere di Palestro, Piazza Eleonora Duse. E qui in questa piazza magnifica voglio chiedere a Giacomo quello che io chiedo a tutte le persone che intervisto. Qual è il tuo quartiere preferito di Milano? Il mio quartiere preferito di Milano è sicuramente Porta Venezia, zona Porta Venezia, perché lì sono cresciuto, i miei anni della formazione sono stati lì, vengo a Milano per la recitazione, per lavorare in televisione come ho detto prima, ma poi passo per una banca e poi ancora per una pasticceria siciliana che era collocata proprio vicino a Porta Venezia. Ringrazio ancora Giacomo che ha partecipato a questa puntata speciale di Protagonisti con questo messaggio che arriva dritto al cuore alle persone con questo libro speciale. Ricordiamo ancora il titolo del libro: Il Conte Giachi e il Pollaio Magico. Grazie Giacomo, ciao Milano! Grazie Paul, grazie Milano, ciao!